La spiaggia adiacente all'autorità portuale di Catania, l'aria sabbiosa prossima al porto, liberata da tonnellate di rifiuti grazie all'iniziativa Amiamo il Mondo, promossa dall'Associazione Economia Circolare, dal Dipartimento dell'Ambiente e Struttura Territoriale di Catania e dalla Clean Up Sicily. Guanti, rastrelli e tanta buona volontà da parte di volontari, enti, aziende e diverse associazioni. Fra i rifiuti rimossi, una quantità enorme di bottiglie di vetro, imballaggi di plastica, metalli che sono stati differenziati e che verranno inviati in discarica. Particolarmente motivati gli studenti dell'Istituto Comprensivo San Giorgio di Catania, sensibili, come tutti i loro coetanei, alle tematiche ambientali. Hanno collaborato le associazioni Salviamo i Boschi, Natura Ambiente, Pirates of Plastic, The Life Walking, l'impresa di Martino Group, che ha aderito con i propri dipendenti. L'Ecocar Ambiente ha provveduto al ritiro dei rifiuti raccolti. Come vedete, la situazione qua della playa di Catania, in questa spiaggia, è disastrosa. Abbiamo raccolto, abbiamo dei pesci morti, tonnellate e tonnellate di rifiuti abbandonati e mai raccolti. Vorrei lanciare un appello a chi fa questa azione, chi abbandona i rifiuti nella spiaggia. La spiaggia è un bene comune e bisogna tutelarla. Tutto quello che noi vediamo, soprattutto le plastiche, non si distruggono ma si trasformano. Diventano nano e microplastiche che i pesci quindi mangeranno e ci ritroviamo nella catena alimentare. Separare i rifiuti e conferirli in maniera differenziata in modo da avviarli al riciclo dopo. In questo caso si tratta di intervenire dopo che in parte il danno è stato fatto, però a maggior ragione è importante, in modo da lanciare un messaggio di pulizia. Si presume che quando in un posto pulito le persone siano meno inclini a sporcare, quindi qualsiasi tipo di iniziativa di questo genere è ovviamente la benvenuta. Il nostro ruolo è supportare chi lodevolmente si mette con, a volte anche contro tutto e tutti, per ottenere questo tipo di risultati.